Scusate raga, sto scopando la Roma, la raccolgo anche con la paletta e poi la gettiamo via. Sì, sì, perché questo Milan sa giocare a calcio, ma sa anche soffrire in 10 contro 11, mannaggia a te Tomori. Che Milan, c'è solo il Milan, salutate la rigorista, salutate la rigorista, top anno stock Scottex per tutti. Dai, così piangete, piangete, vi strofinate col panno Scottex gli occhi, sto scassando casa. Pian pianino, vi volevo portare la carta igienica per pulirvi le lacrime, a voi sfinteristi e a tutti gli altri. Questo Milan, rigore generoso, lo ammetto, generosissimo, ma non si può parlare solo dell'episodio quando il Milan ha preso la Roma e l'ha trattorata. Non c'è stata partita, ho visto un grande Milan, un grande gioco, il Milan insegna calcio a tutta Italia. Raga, poi ve lo dico, appena è stato espulso Tomori non ce l'ho fatta a vedere il resto della partita, stavo prendendo un infarto. Come si può sul 2-0 fare una pirlata del genere? Come si può rischiare di compromettere un risultato? Però è stato importante perché ci ha fatto capire che questo Milan ha la forza d'animo e mentale di riuscire a tenere duro, di stringere i denti, di lottare insieme con l'uomo in meno. Questo è un grande Milan, raga. Questo è un grande Milan. 9 punti in 3 partite. E ora testa al derby. Testa al derby. Stiamo arrivando. Sempre forza Milan, raga. Iscrivetevi al canale e dobbiamo riempire il video di pollici in su se state godendo come me. Sì, raga.